Questa sconfitta arrivata all'89esimo, Pescara fino a un minuto dai tempi regolamentari era praticamente salvo. Sì, hai detto tutto tu. Ancora una volta per un'ingenuità difensiva abbiamo preso gol. Onestamente non è che avessimo, se non sulle palle in mezzo, che purtroppo noi soffriamo quest'anno da far paura, però alla fine voglio dire, hai preso gol e ti trovi in questa situazione. È chiaro che ci metto la faccia perché io sono il presidente ed è giusto che ci metta la faccia. Adesso c'è una settimana di lavoro da fare e bisogna fare in maniera tale che si arrivi contro il Perugia ad avere sicuramente un atteggiamento diverso, anche perché una delle due la devi vincere, altrimenti vai a casa. Quindi... C'è però da aspettare anche l'esito del ricorso del Trapani il 6 agosto, perché qualora dovesse essere restituito anche un solo punto al Trapani, per il Pescara sarebbe un dramma la retrocessione. Ma io credo che se al Trapani dovessero ridare i punti vuol dire che in questo calcio si può fare tutto e quindi dal prossimo anno il Pescara non pagherà più nessuno. Presidente, parliamo un attimo della partita perché Fiorillo è stato comunque, credo, lei sarà d'accordo con noi, il migliore in campo, perché ci sono state 3-4 parate davvero importanti. Però al di là di questo, questa squadra nelle ultime giornate ha dimostrato di non avere forse quella cattiveria che ci si aspettava. Lei aveva detto la settimana scorsa a Verona dovremo giocare la partita della vita. Questa sera, almeno dalla tribuna, è sembrato di non vedere una squadra che giocava la partita della vita. È d'accordo? Ma sono d'accordo, perché se non arrivano i risultati è evidente che manca qualcosa, è evidente che la squadra sta dando meno di quello che può dare. E io ci metto anche che adesso probabilmente tremano le gambe, perché tanti di loro nel modo più assoluto non avrebbero mai pensato di trovarsi in questa situazione, ed è difficile quando ti trovi in questa situazione per gente che magari non è abituata, però siccome ci siamo o tirano fuori i coglioni oppure è giusto che andiamo dove dobbiamo andare. Presidente, a tutto questo, le ultime due domande e poi la lasciamo, aggiungiamo anche un altro fatto che forse alcuni hanno fatto passare un po' sotto traccia. Nelle ultime settimane le decisioni arbitrali non sono state molto favorevoli a Pescara. Oggi abbiamo visto, anche le immagini da casa lo hanno detto, un tocco con la mano di Gurbach in area di rigore al 94esimo. A Trapani c'era un rigore per fallo di Clemenza in area. Col Perugia due gol segnati dal Perugia in fuorigioco. Sì, però se ne parlo io diventa sempre, sembra quasi di cercare alibi. Lo abbiamo sempre detto. Di cercare alibi, quindi in altre città quando ci sono questi torti vanno giù pesante, noi invece andiamo sempre giù pesante nei confronti della squadra, e probabilmente qualche volta bisogna andare pure a farsi sentire anche a livello di stampa, perché è evidente quello che dicevi tu, cioè che nelle ultime 5-6 partite abbiamo subito dei torti che onestamente sono sotto gli occhi di tutti. Come si fa a ripartire per questa doppia sfida play-out da un punto di vista anche soprattutto mentale? Se non hai gli stimoli, se non riesci a trovare dentro di te gli stimoli per salvare una categoria che per tutti quanti è importante, in primis per la città, per la società, per i tifosi, ma anche per i giocatori, perché molti di loro è vero che andranno via, ma molti di loro dovranno rimanere a Pescara, hanno i contratti a Pescara, quindi cioè, voglio dire, se non trovano lo stimolo loro, chi li deve trovare? Sì, Andrea, ci ascolta il Presidente, se volete fare qualche breve considerazione. Questi sono gli scherzi del destino, come dicevo, no? Ci troviamo a giocare le due partite della vita contro Massimo Oddo, che per noi è stato un allenatore importante, è un caro amico, e quindi è uno scherzo del destino, però adesso ci troveremo di fronte e ognuno penserà a se stesso. Per quanto riguarda il mister, sta al suo posto e finisce le due partite che deve fare. Grazie al Presidente del Pescara, Daniele Sebastiani.